La voce dell'abbonato Este, un podcast di parole di management. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata della Voce dell'abbonato Este, il podcast dedicato agli abbonati della casa editrice Este, editore anche del nostro quotidiano, che raccontano perché hanno scelto i prodotti Este per informarsi e restare aggiornati sui principali temi di management. Io sono Giulia Zicconi e con noi oggi c'è Luigi Adamuccio, responsabile del servizio prevenzione e protezione della Banca Popolare Pugliese. Benvenuto Luigi e grazie per aver accettato il nostro invito. Vabbè. Inizierei col chiederle se vuole raccontarci un po' in pochi secondi la realtà aziendale di Banca Popolare Pugliese e se vuole presentarci la sua attività professionale all'interno del gruppo. Sì, la Banca Popolare Pugliese è una banca, diciamo, territoriale che opera in 5 regioni d'Italia, sostanzialmente il meridione, quindi Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise. E contiamo 100 sportelli e una rete di agenti in attività finanziaria. Cosa sono gli agenti in attività finanziaria? Non sono dei colleghi di banca, sono degli agenti che operano sul mandato diretto della banca per collocare sostanzialmente mutui o servizi di pagamento, al di fuori però del territorio tradizionale della banca, che è quello che dicevo prima, quindi sostanzialmente meridione. No, con gli agenti in attività finanziaria riusciamo anche a coprire anche altre regioni: Toscana, Lazio, Sicilia, Sardegna. Del gruppo Banca Popolare Pugliese fa parte la banca stessa, ovviamente, che è il capogruppo, è una società controllata al 100% che si chiama BPP Service. Sia della banca che della BPP Service sono il responsabile del servizio prevenzione. Quindi Banca Popolare Pugliese è una fra le più significative realtà finanziarie del Sud Italia. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che conta ben 750 dipendenti e ha un fatturato di circa 8 milioni di euro. Invece, parlando un po' dei prodotti Este, lei è abbonato alla rivista Persone e Conoscenze. Da quanto tempo è abbonato? Io sono abbonato a Persone e Conoscenze da un bel po' di tempo, dal 2010 sostanzialmente, sì, con la precisione è 2010. Sono un lettore, quindi assiduo, oltre che abbonato di Persone e Conoscenze, anche di altre riviste di Este. E perché legge Persone e Conoscenze? In particolare Persone e Conoscenze è una rivista che diciamo tratta la materia alla quale sono particolarmente legato, l'organizzazione aziendale e in particolare le sue componenti, una delle sue componenti principali è le persone, quindi la formazione e le persone all'interno delle aziende. Anche perché oltre ad essere, diciamo, il responsabile del servizio prevenzione e protezione della banca, sono anche formatore e docente di organizzazione aziendale in una business school del posto. E quindi io l'ho trovato sempre uno stimolo, diciamo, un punto di riferimento per trovare appunto spunti utilissimi sia nel lavoro, perché fino a 5-6 anni fa mi occupavo di organizzazione aziendale all'interno della banca, quindi diciamo tematiche affini. Poi quando sono diventato il responsabile del servizio prevenzione, la rivista Persone e Conoscenze è rimasta, diciamo, fonte utilissima, preziosa di informazioni, io dico una finestra sul mondo, anche dovendo fare appunto formazione, poi peraltro sono anche autore di 2-3 libri di organizzazione aziendale, quindi sempre utile ogni spunto che viene fuori, quindi sfogliando questa bellissima rivista che è Persone e Conoscenze, peraltro di recente anche rivisitata graficamente. Relativamente alla funzione quindi di responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel suo ruolo quindi la persona ricopre una posizione centrale. E a tal proposito, ci sono degli articoli, per esempio, fra le storie di copertina, fra le letture, insomma, di Persone e Conoscenze, che ritiene essere più utili per l'attività lavorativa quotidiana? Quando ho tempo leggo tutti gli articoli, quindi non farei una distinzione, perché sono sempre utilissimi, perché sono ovviamente il valore aggiunto della rivista Persone e Conoscenze. In che cosa consiste? È
rappresentare, diciamo, le realtà, no? Le diverse realtà. Sono gli autori degli articoli, sono, diciamo, esponenti dell'organizzazione, comunque di scuole di formazione, eccetera, quindi rappresentano quella che è la realtà nella loro azienda, e quindi è sempre utile questo. Di particolare però io apprezzo le rubriche, in particolare sia le editoriali, diciamo, di Francesco Varanini, sì. Sia la rubrica Le imprese imperfette di Francesco Perillo. Quelle sono le due che in particolare attirano la mia attenzione, però diciamo sono tutti articoli molto interessanti. Tra, insomma, questi articoli, se ne ricorda uno proprio particolarmente interessante? No, non ho un riferimento, ripeto, non ho un riferimento particolare, però ultimamente sono venute fuori una serie di articoli molto interessanti in questa fase, diciamo, di pandemia, no? Sì. Diciamo, questa sorta di rivoluzione avvenuta all'interno del mondo del lavoro, e quindi tutto quello che ha rappresentato, diciamo, l'emergenza sanitaria riportata all'interno delle varie aziende, soprattutto l'esperienza dello smart working, diciamo, di emergenza, che poi altro non è che un remote working. Noi diciamo propriamente l'abbiamo definito smart working, comunque il lavoro a distanza, con tutto quello che ne ha comportato dal punto di vista, diciamo, di sovrapposizione tra vita e lavoro, e anche problematiche di natura psicosociale, perché ovviamente per alcune persone, quindi, lavorando da casa si sono trovate benissimo, si sono avvicinate a questa nuova esperienza, per altre questa situazione di lavoro a distanza è stato penalizzante. Sono venuti fuori negli ultimi 2 anni articoli molto interessanti su questa tematica. Assolutamente. Per quanto riguarda la casa editrice Este, come ha conosciuto Este? Este l'ho conosciuta quei seminari itineranti che venivano fatti, il titolo era Risorse umane e non umane. Questo sì. Quello, diciamo, è stato il primo approccio. Ho partecipato, diciamo, ad alcuni di questi incontri quando venivano organizzati, diciamo, fisicamente sulla piazza di Bari, e da lì poi è nato un rapporto di collaborazione, nel senso che ho cominciato anche sul stimolo, appunto, dello staff di Este a scrivere qualcosina che rappresentasse la mia realtà, le problematiche della mia realtà che impattano, diciamo, con le risorse umane, con le persone. E questo è stato, diciamo, da stimolo sia per scrivere i primi contributi per Este, e poi via via è una cosa che è cresciuta sempre più, tanto da portarmi addirittura a realizzare, cosa che era impensabile per me, diciamo, addirittura essere autore di addirittura dei libri sulla materia, ecco. E quindi da questo punto di vista devo dire grazie anche per questo ad Este. Un'altra domanda: alle figure manageriali e dirigenziali di Banca Popolare Pugliese, nonché ai suoi collaboratori con i quali si misura quotidianamente, segnalerebbe, o magari lo fa già, la lettura di persone e conoscenze come strumento utile nell'esercizio del loro ruolo? Sì, sì, sicuramente. Segnalato, peraltro, ho anche invitato in diverse occasioni, appunto, in quel tour di risorse umane e non umane, la partecipazione di dirigenti della banca, e peraltro la rivista Persone e Conoscenze l'ho consigliata e la utilizziamo tuttora all'interno della Business School, quindi come fonte per gli allievi della scuola che frequentano il Master in Gestione delle Risorse Umane e Organizzazionali. Le faccio un'ultima domanda: c'è un aneddoto particolare legato a Persone e Conoscenze che vuole condividere con noi? Per quanto riguarda l'aneddoto, non so se questo può essere considerato tale. Io le dico una cosa: che conservo, diciamo, tutti i numeri di Persone e Conoscenze da quando sono abbonato, e anche qualche numero che avevo acquistato così prima ancora che diventassi abbonato, li conservo gelosamente in una mia libreria. Ma non è solo questo. Siccome, appunto, per me Persone e Conoscenze è una fonte preziosissima di informazioni,
di alcuni articoli particolari, siccome sono particolarmente geloso e non voglio sciupare, diciamo, i vari numeri di persone e conoscenze, di quegli articoli faccio le fotocopie in modo tale che possa sottolineare, evidenziare, eccetera, perché mi dispiacerebbe sciupare appunto il numero di persone e conoscenze, che per me la considererei quasi una forma di... quindi ho questa teca, e questa teca, diciamo, è spesso, diciamo, oggetto o motivo di qualche, diciamo, scontro con mia moglie, la quale ovviamente mi rimprova di tenere disordinato, diciamo, nel mio studio ammonticchiato, diciamo, carte, fotocopie varie, ma sono le fotocopie degli articoli che ho ritenuto più interessanti, che non ricordavo di citare, ma sono sostanzialmente quelli che riguardano quelle tematiche che accennavamo, quindi il lavoro a distanza ultimamente, ma soprattutto la gestione delle risorse umane in senso ampio nelle varie realtà, perché poi, appunto, come dicevo, io ovviamente, come si evince, ho un'estrazione sostanzialmente bancaria, però mi piace curiosare nelle varie realtà per capire quali possono essere, diciamo, elementi di confronto con realtà completamente diverse. Allora, la puntata di oggi è giunta al termine. Io ringrazio Luigi Adamuccio per essere stato con noi. Io ringrazio voi. E ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Quindi un saluto da parte mia e da tutta la redazione di Parole di Management, e appuntamento alla prossima puntata.